Ministro, può aprire la busta, leggere prima le motivazioni e poi il vincitore. Allora, fatemi un attimo però arricchire le informazioni di un'altra notizia importante, non per proposta mia, ma proposta dell'Unione Europea. Tra poco avremo anche la capitale del Mediterraneo, quindi ci sono tante città italiane che hanno, come dire, una peculiare proiezione del Mediterraneo. Quindi, come abbiamo la capitale europea, per questa la presenza del sindaco di Ziberna, che sarà capitale europea a Gorizia insieme a Nova Gorica, come sapete, Matera è stata capitale europea della cultura, avremo una capitale del Mediterraneo, fra Italia, Grecia, Spagna, Francia, insomma Cipro, Malta, e quindi ci sarà questa ulteriore possibilità. Apriamo la busta. Ho cercato di estorcergli qualche informazione, ma lui è stato, detto, non ti interessa, lo scoprirai. Leggo la motivazione. Agrigento assume come centro del proprio dossier di candidatura la relazione fra l'individuo, il prossimo e la natura, coinvolgendo l'isola di Lampedusa e i comuni della provincia e ponendo come fulcro il tema dell'accoglienza e della mobilità. Il progetto risponde in modo organico all'obiettivo di presentare a un pubblico vasto un programma di grande interesse a livello territoriale, ma anche nazionale e internazionale. Il ricco patrimonio culturale del territorio è il volano con cui si valorizza la variegata offerta culturale, proposta in un'ottica di innovazione e promozione e di conseguenza di un successivo sviluppo socio-economico che trova ispirazione nel concept tecnologici più moderni. Il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni potrà promuovere la cultura come caposaldo della crescita individuale e comunitaria. La giuria pertanto raccomanda la città di Agrigento per il titolo di capitale italiana della cultura per l'anno 2025. Congratulazioni, sindaco. Sindaco, la invito a venire qui con me. Prenda intanto gli applausi. Congratulazioni, sindaco. Allora, il sindaco prenderà un impegno con me. Lui inviterà tutti gli altri sindaci ad Agrigento, all'apertura della capitale della cultura. Sindaco, venga qui con me sul podio. La commissione già sono lì. Non mi dimenticate la giuria. Sindaco, venga qui con me sul podio. Dica qualcosa, sindaco. Intanto prego i colleghi di far partire il video, se non sbaglio ci dovrebbe essere il video della città vincitrice. Facciamo partire il video, colleghi. Forse parte. Se penso al punto in cui la vita mia s'aprì piccola al mondo immenso e vano, da qui, dico da qui, presi la mia. Peppi, corre, corre, Peppi, corre! Respiro, osservo, sussurro. Penso, ricordo, rivivo, luoghi che parlano, vivono, raccontano, luoghi che celano in ogni tramonto, sfumature di un'anima antica. Luce, colori, profumi, spazio. La più bella città dei mortali. Mi sono sempre chiesto perché mi sentissi fortemente legato a questi luoghi, come se in ogni respiro soffiasse il vento di antiche culture,
in ogni voce echeggiassero versi di poesie note, in ogni lacrima si gustasse il sapore salmastro di un mare africano, culla e tormento per popoli d'ogni tempo. Abbiamo fatto tanta strada e qualche volta siamo pure caduti. Ora alzati, Peppì, corre! Corre, Peppì! Corre, Peppì! Corre! Corre, Peppì! Corre! Grazie, grazie mille! Grazie, ora passo la parola a Francesco Micichè, sindaco del comune di Agrigento. Grazie e buongiorno a tutti, grazie e buongiorno signor ministro, buongiorno presidente, saluto tutti i componenti della commissione esaminatrice. Sono estremamente emozionato, ma nel contempo orgoglioso per aver raggiunto questo traguardo e aver dato alla mia città, peraltro l'unica finalista siciliana, questo riconoscimento importante per lo sviluppo futuro della cultura, del turismo, dell'economia, della nostra città stessa. Consentitemi di dire che oggi non ha vinto Agrigento, oggi non ha vinto la Sicilia, ha vinto l'Italia. Perché in un momento storico e politico in cui ci troviamo, avere scelto e promosso questo dossier, il cui progetto è incentrato sui temi degli scambi culturali tra i popoli, sull'accoglienza, sull'integrazione, sul dialogo, sulle relazioni delle diverse etnie del Mediterraneo, è stato un grande atto di coraggio e di estrema sensibilità dell'intera Commissione e quindi di riflesso della classe dirigente nazionale. E poi ho un desiderio, mi rivolgo ai miei colleghi sindaci, ai nuovi sindaci delle nuove città in finale. Non lasciamoci oggi e ce ne andiamo a casa. Cerchiamo di creare quella rete turistico-culturale italiana, dalla Val d'Aosta alla Sicilia. E creiamo quella squadra, quella nazionale sportiva, dove gli atleti non si conoscono o quasi, però hanno tutti lo stesso obiettivo e hanno tutti lo stesso spirito di appartenenza, quello di essere italiani. Grazie. Grazie, grazie a tutti, grazie sindaco, grazie al ministro. Per le foto di rito, se intanto vi volete accomodare. Abbiamo terminato.